Beer and Food Attraction 2020, ci troviamo nell'area dell'Horeca Meeting e siamo nello specifico allo stand di Ferrarelle, l'azienda napoletana con stabilimento a Riardo che produce acqua minerale che distribuisce in tutto il pianeta, e siamo con il presidente, il dottor Carlo Pontecorvo. Grazie per il contributo e benvenuto. Grazie a lei, grazie a lei. Noi ci troviamo in uno stand che manifesta sostenibilità da tutti i pori. Ci spieghi perché questo stand? Ma lo stand è espressione della cultura d'impresa. Noi come Ferrarelle, sin dal momento in cui abbiamo acquisito l'azienda dal gruppo francese Danone, abbiamo sempre guardato con un occhio particolare a tutto quello che è sostenibile. L'azienda da 10 anni si è dotata di una certificazione che si chiama EPD, Environmental Product Declaration, che attesta che in termini di emissione di tonnellate di anidride carbonica Ferrarelle è su livelli bassissimi, è un'azienda che ricicla oltre il 95% dei materiali all'interno dell'azienda, è un'azienda che si è dotata di un proprio impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica. E diciamo così, forse anticipando un pochino i tempi e cercando di guardare un po' lungo, l'azienda ha capito che il discorso del riciclo della bottiglia di PET e quindi dei contenitori fosse un settore nel quale evidentemente iniziare a operare, perché noi oggi siamo ancora più fermamente convinti che non esiste futuro senza il riciclo. È uno stabilimento nuovo creato in provincia di Caserta, anche dal punto di vista occupazionale dà spazio a circa una 60 di addetti, ricicla 25.000 tonnellate di PET all'anno. Il problema non è nemmeno tanto il riciclo, il problema è la raccolta. E la raccolta, è per questo Ferrarelle insieme ad altre aziende produttrici, imbottigliatrici di acqua minerale e di bevande ha costituito un consorzio che si chiama Coripet per la raccolta selettiva del PET. Il PET è una varietà della plastica non inquinante, ma interamente riciclabile, non inquina, al massimo sporca, e per pulire bisogna che si crei una cultura che è quella evidentemente del riciclo, ma anche della destinazione del contenitore dopo l'uso in quelli che sono, diciamo così, i contenitori o quelli che noi chiamiamo i compattatori, dove praticamente raccogliamo le bottiglie post consumo. Per fare questo è necessario fare molta cultura, molta informazione, molta formazione. Bisogna, diciamo così, spingere in questa direzione. Noi come azienda abbiamo dato un segnale concreto dell'interesse a tutto questo e ci stiamo impegnando a cominciare a fare cultura perché si vada in questa direzione. E noi non a caso ci troviamo in questo angolo dello stand nel quale c'è una sagoma costituita proprio dagli scarti delle bottiglie riciclate, da bottiglie tagliuzzate e ancora dalle fiale da cui si ricavano poi i contenitori e infine appunto il famoso foro dove poter gettare la plastica. Sì, in effetti questo è un classico esempio di quello che è il compattatore, altro non è che un contenitore che attraverso un foro si immettono praticamente le bottiglie dopo che sono state aperte e si è consumato il prodotto. Queste sono le preforme, cioè la provetta dalla quale poi attraverso il soffiaggio nasce il contenitore nuovo. Quello che è importante sapere è che da ogni contenitore usato ne può nascere uno nuovo. Questo significa che il PET è riciclabile al 100%. Attualmente la normativa italiana prevede che si ricicli un massimo del 50% all'interno di un contenitore nuovo, ma la normativa europea prevede che si vada a 100% e quindi prima o poi anche l'Italia recepirà questa indicazione e quindi da una bottiglia consumata o usata ne potrà nascere una nuova. Oggi Ferrarelle produce i propri contenitori con l'utilizzo fino al 50% di materiale riciclato. Presidente, infine, plastic tax. Dobbiamo parlarne necessariamente, visto che in ogni modo colpisce, anche se in piccolo, il vostro settore. Ha un sapore tutto politico questa tassa. Certo, non viene accolta con favore.
il rischio è che l'importo relativo venga, come dire, poi rigirato al mondo del consumo, e questo potrebbe creare dei disagi sui volumi che attualmente il settore produce. Ci sono paesi come l'Inghilterra dove il discorso, a prescindere dalla tassazione, il discorso del plastic free ha certamente generato una cultura del non consumo del contenitore di plastica, e il risultato di tutto questo si è visto e ha avuto degli effetti piuttosto severi nei confronti delle aziende che imbottigliano acqua minerale o bevande. La tassa andrà in vigore a partire dal 1° luglio. Questo significa che il PET vergine, che oggi è ai livelli più bassi e minimi del mercato, si aggiungerà questa tassa di 450 euro la tonnellata, e quindi il prezzo globale del PET vergine salirà di molto. Dovrebbe in qualche modo favorire l'utilizzo del materiale riciclato, anticipando i tempi che sono previsti dalla normativa europea, che prevede che nel 2025 si utilizzi obbligatoriamente il 25% di materiale riciclato a fronte di una raccolta del 75%. Presidente, grazie. Grazie a lei, ottime cose.